Ci troviamo a Rocchetta Nervina, un bel borgo dell'entroterra ligure in provincia di Imperia, a pochi chilometri dalla più famosa Dolceacqua. E oggi, grazie alla cortesia del signore Enrico Casabarona, visiteremo un museo un po' particolare. Camera delle vasche. E qui a fianco abbatteva il bestiame e poi faceva macelleria, perché c'erano tre macellerie al paese ai vecchi tempi, pensi un po'. Perché era un paese molto attivo, contadino, però c'erano allevamenti e c'era bestiame, per cui avevano fatto addirittura qui una colceria al vegetale, perché qui c'erano anche i tannini, il leccio, la quercia, il castagno, cioè, per cui legni ricchi di tannino per la concia delle pelli. E avevano fatto la conceria La conceria questa e qua. tutto questo blocco era nato conceria. Quindi aveva delle pretese anche non solo per, diciamo, un servizio locale, ma anche per commerciale, per quei paesi vicini, perché Rocchetta faceva parte del paese, della contea di Nizza, quindi era proiettata verso la Verso la Francia, perché Francia. qui dietro abbiamo Breisa, Orge, Sì, li abbiamo visitati già. Mentone, eccetera, quindi Nizza, tutte quelle zone lì, per cui era nata proprio con una bella così a filo su in alto, perché i locali sono tutti, sono le scale Sì, interne, ho sono tutti capito, io collegati. però. Siccome qui ho ristrutturato la casa, sono stato qui fino a 11 anni e poi mi ha messo in collegio, sono sempre rimasto fuori. Nel dopoguerra il paese era diventato un deserto. Però io ho sempre tenuto la casa, è rimasta a me, nella famiglia, e ogni tanto venivo a tenere in piedi i muri. Adesso da 20 anni sono in pensione. E ho fatto l'ira di Dio, perché Non si annoia, adesso insomma. sto calmando, però È tenuta bene comunque. Sì, Però infatti. è fatto Poi fa anche tutto. lo scultore, il pittore. Io Perché vedo che c'è tutti i scalpelli. faccio i muri, vedi, sto facendo un muro fitto, Vai, va bravo. bene, so. No, perché vedo che c'è tutti gli scalpelli così. Magari fa lo scultore anche. Sì, guardi, dalla lavorazione del ferro alla muratura, alla falegnameria, alla pittura, Ah, alla sì? scultura. Bravo, Metto mano a tutto. Lei fa bene, Sì, perché mi non si piace e annoia, poi insomma. dicono che ho delle mani d'oro, sono tutte storpiate, ma proprio. E insomma, che qui raccontare com'era è impossibile, sono i video, ma lì a fianco era la conceria al vegetale. Ci sono due locali, uno serviva per la preparazione con le vasche, eccetera. C'è da dire che era nata conceria, però col tempo era stata dismessa e avevano distrutto tutte le strutture che dava fastidio per creare dei piani e metterci del bestiame. Era diventate delle stalle. Poi col tempo addirittura erano diventate dei depositi di immondizia, perché tutti arrivavano e buttavano le loro immondizie qui dentro. Cos'è quell'incavo là? Che cos'è questo foro qui? Quella caverna che arriva là, quella caverna che va giù nel torrente. Non capivo niente, perché non sapevo neanche che esistesse un tipo di mulino come questo. A sistemare lì, Ah, allora sto ecco. aspettando il figlio che me l'ha ordinata. Perché questo quando parte Bravo. gira, E certo, caspita, che meraviglia. I pezzi, cioè che non me lo E dire com'era è impossibile. Una spelonca, qualcosa di spaventoso, dopo che avevo tolto le immondizie. E poi ho fatto tutto dai pavimenti con i ciottoli del torrente, avrei fatto gli intonaci andando a prendere la calce idraulica in Francia, perché in Italia non esisteva ancora. Ma questo è da 3 anni, 3 anni fa, mica 10 anni. Adesso si trova un torrente. E tutti questi qui. Il primo trattamento, le pelli venivano fatte rinverdire, cioè,
nella vasca, insieme alla calce. La calce li attava i pori e faceva partire il pelo, se non partiva lo raschiavano. Ed era la prima fase, poi le lavavano e poi facevano. E questa era la preparazione. A fianco c'era il pozzo proprio di concia, dove restavano anche un mese nel pozzo, insieme ancora la calce mettevano e poi mettevano il tannino. Siccome dipingo anche, ho fatto 36 anni a Milano. Noi siamo di Milano. Noi siamo di Milano. Carico delle acque sporche. Perché per la prossima volta vi spiego il giro delle acque sporche. Se no, non è che produca per venire o qui, no. Perché faccio anche affreschi. Ma c'è sempre più. Ah, bellissimo, veramente. Thank you.